L'ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. A Palermo è tutto bello, sembra il Brasile. Non è uno slogan turistico, è la sensazione del nuovo attaccante rosanero Tullio De Melo, che ieri è stato ufficialmente presentato. Sono contento perché mi sento in Brasilia qui. Il clima è lo stesso, per cui si sente abbastanza vicino. Le persone sono molto accoglienti, la città è molto bella, ama il mare. Il vostro stadio è il migliore del mondo, è la squadra che più corrisponde ai miei obiettivi, soprattutto sportivi. Ha avuto diverse offerte, ha valutato e ha trovato questa sinceramente la più interessante. Domani partirà ufficialmente la nuova avventura del Palermo 2008-2009. La nuova squadra rosanero si radunerà a Bologna per poi volare a Klagenfurt. Da lì il trasferimento in Pullman, sino a Bad Klerkingheim, sede della prima parte del ritiro rosanero. Il Palermo ha ufficializzato il calendario delle prime amichevoli stagionali della squadra di Con Antuono. I rosa giocheranno mercoledì 23 luglio alle ore 18 a Bad Klerkingheim contro l'FV Efklikken. Le altre amichevoli erano già state stabilite nei giorni scorsi: il 20 luglio contro la rappresentativa della Nockberge e il 26 luglio contro l'Eintracht di Francoforte. Entrambe le partite si disputeranno a Bad Klerkingheim. Il 12 agosto il Palermo sarà invece di scena a Wolfsburg in Germania nella partita contro Ajax rosanero Zaccardo e Barzagli. Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini ribadisce che il mercato del club rosanero è chiuso o quasi. Miccoli e Cavani restano, ha detto Zamparini. Berami e Floccari mi piacciono, ma non posso far saltare gli equilibri dello spogliatoio. Prenderemo un giovane di talento in uscita, qualcosa faremo. Chi sarà il prossimo capitano tra Migliaccio e Liverani? Lo farà chi dirige il gioco, non un interditore, quindi sarà Fabio Liverani. Il difensore di proprietà del Palermo, Pablo Hernán de la Fiore, avrebbe richiesto al neo di essere rosanero Walter Sabatini di essere ceduto. Il giocatore non avrebbe espresso una chiara destinazione, ma dietro tale richiesta ci potrebbe essere il Torino. Il cui obiettivo sarebbe quello di riconfermare per un'altra stagione il difensore italo-argentino. Intanto i giovani Cosentino e Terranova sono stati ceduti un anno in prestito. Cosentino andrà alla Triestina, Terranova invece a Livorno. È sfumato l'affare Sergio Floccari, il Palermo infatti ha desistito mollando la presa per il centravanti dell'Atalanta, che quindi resterà in nerazzurro. A questo punto il reparto offensivo dei rosanero sarà composto da Budan, De Melo, Cavani e Miccoli, oltre a Lanzafame, esterno offensivo. Per tutte le altre notizie stadionews.it.